Pronto? Prova? 1, 2, 3, prova? 1, 2, 3. Scusate raga, sto facendo le prove perché mi sono comprata un selfie stick. Un selfie show. Perché quello che avevo non lo trovo più, giuro, l'ho portato in ufficio per fare delle storie. E mi ricordo di averlo portato a casa, lo usavamo tantissimo per le live, per le storie, per i video. Ma non lo trovo più, quindi ne ho comprato uno su Amazon con le luci incorporate. E lo sto testando. È quello che si muove da solo. Oh, oh. Ah no, giusto, su giù non può andare. Ho la tetta grossa che voleva uscire. Funzionare sembra che funzioni. Sto mettendo via i pezzi in più perché sto registrando in orizzontale, c'è anche una luce incorporata e quindi questa non posso montarla. Ciao amore! C'è Tobia che sta cercando di capire cosa sta facendo la mami. Cosa fa la mami? Sto registrando dal cellulare. Non so neanche dove sia la videocamera. Questa è la situazione attuale. Dante, che potete vedere, sta dormendo. Ah giusto, lui sta cercando la mia faccia. C'è la mia faccia, è qui. E Tobia è qui che sta facendo un po' di time time alla palestrina. Devo fare un po' di ordine nella mia vita, perché da quando ne ho due, quelle due ore libere che avevo adesso non ce le ho più. Perché, vi faccio un esempio stupido, stamattina Dante era da portare alle 9:30 in asilo, quindi sveglia alle 8, colazione eccetera, si porta, si torna a casa sulle 10, Tobia ovviamente è sveglio, quindi fai le sue cose, poi prova a farlo dormire, si riesce ad addormentare alle 11:15. Alle 11:15 poi si lascia Tobia dormire, si va a prendere Dante perché sta facendo l'inserimento ed esce a mezzogiorno. E niente, quindi a mezzogiorno si deve andare a prendere Dante, si torna, si mangia, è l'una. Giustamente Tobia si sveglia, ma l'altro deve addormentarsi, quindi Dante si è addormentato a luna e lui adesso è sveglio con me e io non riesco a fare niente nella vita. No, non è vero, dopo che Tobia si sveglia è sempre bravo, nel senso che non piange, non frigna subito dopo che si è appena svegliato, e quindi adesso è qui che fa la palestrina. Ve lo faccio vedere. Sì, faccio così, lo faccio vedere. Ciao Toby, qua Toby, tu guardi la mamma, guarda. Ciao piccolo! Ma sei stupendo! Cosa fa il mio piccino? Guarda la luce, Toby! La luce! La luce! Aspetta che li metto dentro. Abbasso qua l'audio, se no vi addormentate anche voi con la musichetta. Devo sistemare, come dicevo, tante cose nella mia vita e piano piano adesso inizio, perché con la scusa che Dante va all'asilo, la settimana prossima in teoria dovrebbe iniziare il pomeriggio. Ho un po' più di tempo libero. Devo sistemare la camera, devo adottarla, adibirla a due, cioè tra poco. Come potete vedere il letto Montessori è sparito, l'abbiamo messo in box perché abbiamo detto occupa un sacco di spazio, è inutile avercelo qua, tanto Dante per ora non lo usa. E quindi vorrei capire, a sto punto penso che li sposteremo quando lui avrà un anno, perché lui è molto più facile durante la notte, dorme quasi già tutta la notte, quindi vediamo poi dopo lo svezzamento se è fattibile. Io sposterei tutti e due i bambini in cameretta, ovviamente, quindi togliendo il letto dove dorme Ale adesso, perché è ancora infattibile che io riesco a dormire senza averne uno destro e uno a sinistra, ma confido che ce la faremo. E quindi va capito poi come i due letti, come fare, non lo so, ma non è questo il video giusto. Volevo farvi vedere intanto gli armadi nuovi, cioè gli armadi, i vestiti nuovi che ho preso a Dante e Tobia per quest'anno. Cioè in realtà Tobia, poverino, troppo tra virgolette, ha tutti i vestiti che sono andata a ripescare ieri di Dante quando era piccolo. Però Dante, essendo sta crescendo, non ho neanche un vestito per lui, quindi li ho comprati online in un negozietto, tra l'altro pagati pochissimo. Ci sono anche quelli di Binder, se vi faccio vedere. E poi diamo una sistemata alla camera, riordiniamo, riorganizziamo i giochi che non si usano più, si regalano o si mettono da parte per altri bimbi o si vendono al negozio dell'usato, non lo so, adesso lo vediamo. Ma volevo farvi vedere quante cose carine gli ho preso. Cominciamo con qualche acquisto che ho fatto per Tobia, perché non volevo lasciargli solo i vestiti di Dante, anche perché in realtà era già iniziato il freddo, io non avevo neanche un vesto per lui, quindi ho detto almeno due cosine gliele compro, che se domani devo vestirlo a lungo ce l'ho. Questo piccolo completo azzurro e marrone. Ah, gli ho comprato un po' di cose ai bambini marroncine e ocra. Non perché io sono una mamma bella, lo sapete che io odio il marrone, ma perché probabilmente quel giorno lì ero ubriaca e non so come mi è venuto di comprargli la roba marrone. Però ormai il danno è stato fatto. Sempre per Tobia. Però sono sempre un po' questi colori qua, un po' tenui, un po'
non so come si chiamino. Oh, videocamera, sono qua. Quindi anche questo qua con gli orsetti, sempre sul marroncino. Un po' beige, sì, effettivamente un po' mamma beige, però vabbè. Poi, guardate che bello. Pigiamino per Dante. Oh, no, questo qua è aperto via, 3-6 mesi. Mamma e papà mi amano. E poi, ovviamente, io amo la mia mamma. Cioè, ma è ovvio che i genitori comprano queste cosine qua per i loro bambini. Cioè. E poi ho comprato una cosa. Ma non dovete prenderlo alla lettera, Però ho aperto via dentro nel supermercato, sempre azzurro e marrone, che ho scritto sono il prefe della mamma. Ovviamente non da prendere la lettera perché non è il mio preferito, non è nessuno il mio preferito. Magari più avanti, perché avevo messo un sondaggio, avevo chiesto ai genitori prima che nascesse Tobia. Ma esiste il figlio preferito? Tanti dicono di no, ma invece tanti dicono di sì, ma che non è proprio una preferenza, ma semplicemente una roba di compatibilità, perché tu li ami uguali, i tuoi figli, però con alcuni vai più d'accordo, con altri meno a livello di carattere. Intanto questo fa tummy time. Poi, sempre per Tobia, ma gliel'ho presa uguale anche a Dante, ecco sul marroncino che vi dicevo, questa felpina qua. Allora, il sito dove li ho presi si chiama Sinsei, e per me è perfetto per l'asilo, perché tutta la roba che ho preso non è calda, e all'asilo si muore di caldo. La qualità costa veramente pochino, cioè gli ho dato tipo tutti i completini 3 euro, 4 euro, 5 euro, la qualità non puoi aspettarti che sia pazzesca, però mi sono trovata molto bene. Adesso vi faccio vedere tutte le altre cose, ma devo dire che adesso non li ho ancora lavati, ma per ora ci riacquisterei. Poi sempre per Toby, che li ho presi anche per Dante, i pantaloni a draghetto, perché io sono contraria a vestire uguali i bambini su gemelli uguali. Se già sono diversi non ci vedo nessun problema, ma a me non piace la roba dei bambini che nascono proprio gemelli identici, che li vesti uguali già non li differenzi, poi sono anche vestiti uguali sembra che siano lo stesso bambino. No, è giusto differenziarli, nel nostro caso c'è un anno e mezzo di differenza, quindi va benissimo. Ma anche se sono gemelli diversi ci sta, questo è il mio pensiero, poi non vuol dire che sia giusto o sbagliato, però a me piace parlarvi, dirvi quello che penso. E anche se, no, non è vero, Tobia ogni tanto solo guarda, perché di riflesso Dante gli piace Bing, l'ho preso sia a uno che all'altro. Ecco, questo qua è quello, vabbè, a Tobia gliel'ho preso unito, a Dante gli ho preso la magliettina, ma mi sembra che ce l'abbia unito anche lui. Poi dei leggings, che magari per qualcuno dice, sono un po' da femmina, bla bla bla, ma io con i leggings, a parte che sapete che per me non c'è maschio e femmina, mi trovo da Dio, a Dante sono comodissimi per giocare, quindi li prendo sempre. Poi, che carino, questo completino, questo è veramente morbidino, super elastico, molto molto bello, con il cagnolino Goggo. Dov'è Goggo? Dov'è Goggo? In camera a fare la nanna con Dante? Anche queste felpine qua, queste 92 sono per Dante, ma gliel'ho preso uguale a Tobia, anzi in realtà gliene ho prese 3, una per sbaglio, quindi la regalerò a qualche mia amica. Una grigia e una color setto, sono un pacco da 2. Oh no, amore mio, che cosa c'è? Vuoi girarti un po'? Hai ragione, sei in tummy time da tanto. Ecco qua, vicino alla mammina. Ecco qua. E poi guarda, faccio vedere anche Tobia. Questa felpina sempre per l'asilo con un... sto per dire una capra, invece è un dinosauro. Bella questa felpina dinosauro. Vabbè, ci sarà mio figlio sottofondo che fa. Anche questo qua è un pacco da 2. Una che ho scritto io sono un supereroe. Sì. Poi ho trovato questa con la D, sempre supereroe. Mi immagino sia un pacco da 2. La felpina che avete visto prima per Tobia l'ho presa anche a Dante. Allora, io gli ho preso taglia 1 anno e mezzo, 2. Per me direi 92 cm che sia perfetta, anche se Dante è 82-83, è un po' piccolino. Cosa c'è, bambolotto mio? Cosa c'è? Lo so, tu c'hai pochi vestiti perché tu devi racimolare quelli di Dante dell'anno scorso. Quindi anche questo body qua era di Dante, Vi faccio vedere il pacco di pantaloni. Allora, vabbè, uno semplice blu della tuta. Poi questi, guardate che belli, con i dinosauri. Fanno tantissime cose per bambini con i dinosauri. Dante ancora non ci gioca, forse dovrei farlo provare, non lo so. Gialli, let's go. Mi viene in mente la pubblicità di Mediaworld. Let's go Mediaworld. Grigini normalissimi. Wow, appena li vede Dante impazzisce. Con le ruspe, i camion, mamma mia. È che volevo farli vedere, quindi erano tutti messi bene e non li ho ancora fatti vedere, sennò volevo andare all'asilo con questi. Poi, normalissimi grigi. Oh mio Dio, Dante. Vedete, questo è un pacco che ho preso da 5. Con la ruspa, con scritto bip bip. Stupendi,
stupendi. Questo è il dinosauro di Dantino. E gli hanno presi un po', poi blu, normalissimi. Due pacche, questo qua uno ha le volpi, com'è carino. Contate che poi li userà tutti anche lui. E per me prima di Dante, perché lui è veramente alto, 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 alto. Poi gli ho preso dei pigiamini che però in realtà userò come tutte. Non so se sono pigiamini o tutte, sono molto leggeri. Questo qua con i trattori, noi siamo in fase trattori, ruspe, quindi un completino sempre lo chiamo per l'asilo. Io ne ho preso un altro, però questo è un pigiama che si abbina a quello che ho preso Tobia. Tobia ha quello corto e lui ha I love mom. Però questo è veramente un pigiamino, non so se potete vederlo, ma è super leggero. E gli ho preso un altro con i trattori. Ecco, questa felpina qua, che in giro da qualche parte ha sicuramente il pantalone che vi ho fatto vedere, ma che sarà disperso da qualche parte, o è uno di quelli che vi ho fatto vedere. Poi, il mio bambino, gli ho preso i pantaloni di Bing, guardate che belli. Bing però nelle puntate quelle dell'autunno, con Oppity, che non so perché, dov'è? L'ho visto prima, gli ho comprato Oppity, ma il nostro Oppity è arrivato bianco. In realtà è azzurro, quindi sarà un po' tarocco. E insieme gli abbiamo preso anche la felpina di Bing, così li mette in abbinato, felpina e pantaloni. Poi, siccome... Scusa, ho bisogno che ti appoggi un attimo perché devo raccontare questa cosa. Io sono molto meteoropatica, nel senso che non so amare la pioggia. Sto iniziando adesso ad amare la pioggia, amare, a volere un po' la pioggia. E non voglio passare questa cosa brutta a Dante, quindi voglio che quando c'è la pioggia noi usciamo a giocare, andiamo al parco. Quindi ho comprato questa tuta qui, che è apposta per la pioggia, come potete vedere. E poi voglio prendergli la mantellina, il kiwi, l'ombrello, gli stivali, glielo ho presi, arrivano oggi, perché voglio che lui inizi ad amare qualsiasi clima e non che quando c'è buio si rifugi in casa triste. Quindi quando ci sarà la pioggia, che non saranno meno 15 gradi, usciremo con la tutina, vero amore? Poi magliettine per l'asilo, alcune sono molto basilari perché sono i pacchi da 2-3 e quando li compri nella prima c'è il disegno, nelle altre invece sono basiche, come per esempio queste che per l'asilo sono perfette perché sono super leggere, quindi gli prendo sempre la maglia a maniche lunghe. Nato per abbaiare, perché è un set fatto col cagnolino che poi vedrete, classica blu, grigia. Eccolo qua col barboncino marrone. Per me queste sono quelle che più utilizzerà durante l'anno. Questa fa color di aerrina, però fa parte del set. Questa ha righe azzurra e bianca. Poi, sempre per Dante, ho trovato questi pantaloni di Stitch, che anche qui in teoria penso che l'ho preso nel reparto femmine, ma chi se ne frega. Sono bellissimi. Lui quando li mette sembra ancora più magro di quanto in realtà non lo sia. Ecco, sì, l'avevo trovato anche per Dante, per dormire di notte, perché Dante anche d'inverno mi suda da morire. Quindi io gli ho preso i sacchi nanna, ma ci suda dentro, li uso semplicemente per ora una tutina leggera, leggera. La macchinina sempre leggera, la macchinina, la maglia con la macchinina sempre super leggera. E poi andiamo avanti. Questi qua sono per il piccolo Toby, lui ama sempre la sua mamma, poverino. Toby andrà in giro sempre, amo mia madre, poi magari non mi amerà nella vita. Speriamo di no. Una cosa marrone che, ragazzi, se il giorno che mi vedrete fargli indossare questa maglietta qui, chiamate uno psichiatra, perché vuol dire che starò male, oppure non avrò proprio più niente nell'armadio. Queste qua sono le due che vi ho detto che è anche Dante, quindi questa qua è ocra e questa grigia. E poi gli ho preso una marrone, ma perché è un orsetto, vedete? C'è l'orsetto lavatore, cioè non so se si lava, però è un orsetto. E poi gli ho preso questa, che la vedrete anche a Dante, che è super carina, bianca e rosa, e mi piaceva molto molto, e li vestirò uguale uno di questi giorni. Lui ha fatto un misto di 3-6 mesi e 6-9 mesi, lui ha fatto 4 mesi ieri. Poi abbiamo sempre leggera per l'asilo, Bing e Flop, una di Mickey Mouse che pensavo di aver rimosso dal carrello perché è sempre color diarrea, ho detto troppa color diarrea, leviamo Mickey Mouse, evidentemente non l'ho fatto. Una tuta di Spidey, guardate che bello, di Spidey, che per me gli piacerà molto, anche se non so se conosce Spider-Man, però se eravamo alle giostre faceva ps ps ps. Per me gliela sono insegnato Cherry, ma non ha mai visto Spider-Man. Un'altra di Spider-Man, che evidentemente tra i bambini va tantissimo, perché in tutti i siti c'è la roba di Spider-Man, anche all'Original Marines l'anno scorso era pieno. La felpa con il pantalone uguale a quello di Tobia che vi ho appena fatto vedere. E poi ultime cose, che invece questo qua ha preso Blue Kids dentro nel Leaper. Questa felpina qui, sono terribile, ma non è garzata dentro, non è super calda.
E poi questa qua, prendimi papà, verde, super carina, sempre pensa su Sensei, no, fagottino questo, quindi questo qua è un altro pigiamino, leggerissimo, quindi penso sia pigiama, con i dinosauri. Ecco qui, vi ho fatto vedere gli acquisti di questi giorni, adesso però dobbiamo passare a fare gli armadi e sistemare tutto, mi viene l'ansia ragazzi, l'ansia, devo sistemare tutto, se tu fai il bra, vado a vedere Dante, sento piangere. Sono tornata. Dito nel culo! Ecco, grazie. No, amore, adesso non prende più, devo riattivarlo. E ho parcheggiato Tobia da Ale, ho detto almeno finisco il video, perché come vi dicevo Tobia è bravissima, beh, è un bambino meraviglioso, bravissimo, facile, molto molto facile, e appena si sveglia è proprio facile, nel senso che, oh, sono qui, sono qui, puoi anche appoggiarlo e nel frattempo fare altro, però questo subito dopo che si è svegliato, altrimenti devi prenderlo, comunque giocarci, interagirci, farci le boccacce, parlarci. Però ribadisco, non posso lamentarmi, perché avendo passato l'inferno con Dante, voi direte che cattiveria, no raga, noi abbiamo passato l'inferno con Dante, è carattere, perché non mi potete venire a dire, ah no, è perché sei più già mamma, tu è più facile, no, perché l'indole si vede già in ospedale. Nel senso che Dante non ha mai dormito nemmeno quei 3 giorni in ospedale e io sono la stessa di sempre, non potevo fare altro che stare con lui e allattarlo. Tobia ha dormito tutta la notte, tutto il giorno, cioè la vedevi proprio da lì che era un bambino diverso. Vabbè, non voglio fare adesso confronti, paragoni, non è il video adatto, volevo solo lamentarmi, sfogarvi, farvi vedere gli acquisti che ho fatto e raccontarvi un po' quello che sto facendo. Quindi Dante ha ricominciato il nido. Questa è Tobia che frigna, perché è anche lui un mammone, più gestibile di Dante, ma è veramente mammone. Quando per esempio esco, che vado a portare Dante all'asilo, piuttosto che vado a fare una commissione, nel momento in cui esco, lui si sveglia, anche se magari deve fare 2 o 3 ore di nanna, è come se non sentisse più il mio odore, quindi si sveglia per quello, non lo so, sta di fatto che anche io e Tobia siamo collegati, cioè non c'è niente da fare. Comunque, Dante ha ricominciato il nido. Speriamo che andrà meglio, c'è stato il video riguardo dove vi ho raccontato come andava. Per ora stiamo incrociando ogni giorno sempre un pelo meglio. Tobia non l'ho più iscritto alla fine, ricomincerà a settembre l'anno prossimo, che quindi avrà già 1 anno e mezzo, ha sviluppato un po' le difese immunitarie, perché tanto Dante ci porterà qualsiasi cosa. Senti Tobia come urla, adesso la mamma arriva, non ti preoccupare Tobi, voglio raccontare 2 cose. Siamo andati a fare la visita dell'otturino. Come sta Dante? Non so se vederla negativamente o positivamente. Purtroppo quest'ultima perforazione del timpano non vuole guarire, cioè c'è questo buco punto fine. Abbiamo girato tanti otorini e abbiamo trovato uno veramente bravo e praticamente vabbè, adesso ci ha dato una terapia preventiva per le otiti, ma ci ha spiegato che questa cosa qua è una cosa che si cura. Il corpo, non so parlare, il corpo gestisce da solo, nel senso che potrebbe sistemare il timpano, come no, non è che posso dargli un medicinale per aiutarlo. E questa cosa vuol dire? Che potrebbe succedere che si risistemi da solo tra 6 mesi, o in realtà potrebbe essere che non si risistemi più, quindi fino ai suoi 6-7 anni, sì, avete sentito bene, 6-7 anni, che allora si può fare un'operazione, si ricostruisce questa... cos'è, una cartilagine, non lo so, che è sopra il timpano. Però il bambino sta bene, ci sente benissimo, anzi io molto spesso dalla parte dell'orecchio con malato, chiamiamolo, dico, lo vuoi un succo? Oppure dico, vuoi andare al parco? Lui sente benissimo, prova a dire mamma, e ripete, quindi ci sente bene. Il bambino per essere pulito ci ha detto che ogni giorno si è raffreddato sia mattina che sera il Rinowash. Invece se non è raffreddato 15 giorni al mese, quindi un giorno sì, uno sì, uno no, deve comunque fare il Rinowash per tenere tutto pulito. Ci ha dato la terapia preventiva, come vi ho detto, che si chiama tipo Broncovaxom, una roba del genere. Io gli do anche le gocce Buona Difesa Baby, che costano un rene, però speriamo che lo aiutino. Tra poco farà il vaccino anti-influenzale, gliel'ho già fatto l'anno scorso e adesso farà la seconda dose, cioè la seconda volta nella vita, che penso che sia nasale stavolta. Aiuto a spruzzare qualcosa nel naso a mio figlio. A parte che a Dante non puoi neanche toccargli un capello, che urla perché è traumatizzato da non si sa che cosa, cercheremo di scoprirlo, vabbè, comunque, vabbè. Lasciamo stare, ogni bimbo è diverso. Per esempio Tobia, siamo andati a fare il controllo ieri dalla pediatra
è al 50° percentile proprio spaccato per il peso, quindi vuol dire che su 100 bambini da 0 a 100 nati lo stesso giorno, lui è il 50, quindi è nella media perfetto, invece è lunghissimo, è al 90° percentile di altezza, quindi vuol dire che alto, è un bastoncino bello lungo. Per il resto è molto avanti, cioè nel senso che la pediatra mi ha detto proprio avanti questo bimbo, ribadisco, ogni bimbo è a sé. C'è da dire che Tobia a livello visivo vede molto Dante, quindi magari potrebbe essere stimolato anche da quello. Poi magari sarà avantissimo fisicamente e poi indietrissimo in altro, su questa cosa non si può sapere, ma gli ha fatto tanti complimenti, ha detto che è proprio bello, 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 bello. Sembra una femmina, vabbè, ma tutti dicono che sembra una femmina. Ma per me è un complimento, perché quando dici che un bambino sembra una femmina vuol dire che ha allenamenti proprio belli, carini, dolci. E lui sta alla grande, per ora non ci siamo ancora mai ammalati, vero che è estate, nato a maggio, se a settembre siamo già malati, ma tanto me la guferò e succederà che saremo malati. Controllate ogni piccino, perché piano piano sta, adesso si è messo, non so se lo vedete qua in basso, nella culla con i piedi, ma con la testa sul dove dormo io col mio cuscino. E basta, cosa vi posso dire? Che ho litigato su Facebook, ho fatto una litigata pazzesca, no, su Facebook, cioè in un gruppo privato dove io non potevo leggere, ma io lo spio ovunque. Mi hanno mandato degli screen veramente brutti, non so se mi seguite su Instagram avrete già visto il mio sfogo, ma voglio riparlarne anche qua, perché io certe cose non le concepisco, ti viene nervoso. È vero che chi non è genitore ancora non può capire alcune cose, però ragazzi, la cattiveria è una cosa, l'ignoranza è un'altra, e cioè, vabbè. Comunque non voglio parlarne ora, perché non è il caso. Niente, questo video qua era per farvi vedere un po' di vestiti, che adesso inizio a sistemare gli armadi, perché Tobia non aveva veramente niente. Questo è l'armadio di Tobia, con niente, amore mio. E vabbè, adesso gliel'ho preso, devo anche andare a fare le lavatrici e l'asciugatrice, perché mi sa che il tempo ormai torna brutto. Ho letto ieri un articolo che torna nei 12 gradi. No, raga, io meteoropatica, devo farmi forza e essere felice per me, per i bimbi, perché è giusto che loro crescano, che se c'è il sole si esce a giocare, ma se c'è la pioggia si esce a cercare i vermi, a saltare nella pozzanghera. Quindi va assolutamente bene così. Adesso vado a riprendere Toby, che sento frignare, ma senza la sua mammina non ci può far niente. È innamorata della sua mammina, fortunatamente. E pensate che mi vedo i capelli, guardate, non so se si può vedere, sono tornata praticamente stempiata. Sto perdendo tanti di quei capelli che io la gravidanza lavo, anche perché non cadono i capelli, quindi per la prima volta, seconda in questo caso, mi sentivo bella capellona, potevo avere un sacco di pettinature da fare, adesso sono già pelata. Tra l'altro sto notando che ho Emilio dietro di me, l'ho comprato quando Dante aveva 2 mesi, perché Alessia aveva trovato l'Emilio vero, di cui ero innamorata quando ero bambino, in cantina, e quindi volevo vedere rispetto all'Emilio nuovo, cioè rispetto al vecchio com'era, ma non l'ho ancora mai acceso. Forse potrei anche provare, ah no, forse mancava le pile, ma le ho comprate, potrei provare, ma conoscendo Dante avrà paura, 100 su 100 che sono attivo, Dante ha paura. Quindi ora vado un pochettino a controllare Tobia, poi aspetto che si svegli Dante e penso che ne approfitterò che non piove di portarli al parchetto. Scusate se mi dilungo, mi metto a chiacchierare, ma mi piace rendervi partecipi della mia vita e dirvi quello che mi passa per la testa. Anzi, se nei commenti mi date degli spunti di dialogo, cioè degli argomenti che volete, come per esempio, che ne so, quali libri legge Dante, piuttosto che quando vai in palestra che cosa fai, che sport vorrai fare quest'anno, cioè datemi degli spunti per creare degli argomenti, e io, sapete che mi piace parlare, parlo anche col muro, però almeno so che parlando con voi poi mi mettete dei commenti e mi piace tanto leggere e sapere che cosa ne pensate. Vi mando un bacio grande e vado a sistemare l'armadio, gli armadi, giusto, perché ho 2 figli, non ne ho solo uno. Speriamo di incastrare anche il marito. Io dico incastrare, ma ovviamente non è la parola giusta, di convincere Alessio nel terzo. Non adesso, magari l'anno prossimo, cioè che nasca tra 2 anni, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Ciao. Fornello, tegame, è pronta a cucinare prosciutto, salame.